Signora, lo sa che cosa festeggiano gli americani il 4 luglio? È l'indipendenza. No, si può dire. Sì, c'è una grandissima festa americana, non so, forse è la festa dell'indipendenza. Sì, il tacchino fanno grandi festeggiamenti. Hot dogs and hamburgers and celebrating with your friends and celebrating the joy of our country. Festeggeranno la loro indipendenza e vissero tutti felici e contenti. 4 luglio, se non sbaglio, è l'indipendenza, giusto? Beh, io non ho studiato molto perché a 10 anni già lavoravo, però cerco di attenermi ai tempi. Poi finalmente che diventa uno stato libero da ogni vincolo e dalla madre regina europea. We go and watch all the fireworks and they're really colorful and we love them. We go every year. La festa dell'indipendenza degli Stati Uniti è tenuta dagli inglesi non mi ricordo l'anno, mi ricordo il 4 luglio, l'anno non me lo posso ricordare. Nel 1700. Sa più o meno quando è successa questa cosa? No, 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 è passato tanto di quel tempo, no. 1776, se ricordo bene. Well, we sometimes we go over to our friend's house and we lie on our backs in the middle of a big field and we watch the fireworks in Boston and it's really, really fun. Cosa significa il 4 luglio per gli americani? Adesso ho sentito prima, io non lo so. Sto vecchio film con extraterrestri. È una gran festa perché io sto a casa, tranquilla, sul mio divano. Dopo tanti anni che lavoro, mi riposo, è favolosa. So we became citizens in 2006 and having been in many countries, the US is very distinct and like my wife was saying earlier, the US is very special in terms of their freedoms. È un modo per fare i fuochi d'artificio e festeggiare. Questa è una bella domanda. Quando gli indiani buttarono il tè al mare, gli indiani, gli americani vestiti da indiani buttarono il tè al mare per andare contro il monopolio inglese del tè. Dai, mazza, tanto soffrivo. Sai che te la sei inventata questa? Qual è il significato profondo della festa del 4 luglio? Se io dico Independence Day, che cosa ti viene in mente? Ah, bel film, però non è proprio, non lo so, il film è questa qua la risposta Sì, più. no. Cosa festeggiano gli americani il 4 luglio? Una domanda se milioni di dollari. Non lo so. Non mi ricordo. So che ci saranno parecchi festeggiamenti, vi faccio tanti auguri, è una bella cosa da festeggiare. Anche noi abbiamo fatto ultimamente una bella festa qui in Italia, quindi vi auguro un'ottima festa. Se invece dico 4 luglio. 4 luglio, festa dell'indipendenza, appunto. Tanti auguri a tutti gli americani e a Obama. Sì, il 4 luglio è il giorno dell'indipendenza americana, in cui celebriamo il compleanno della nostra nazione. È un giorno importante, fondamentale per la nostra storia, un giorno che ci unisce. Ma soprattutto per noi americani è una vera festa da passare in famiglia e con gli amici, nei parchi e nei giardini delle nostre case, tra picnic e fuochi d'artificio. Il 2011 è anche un anno importante per l'Italia, con i suoi 150 anni di unità nazionale. Siamo qui di fronte a questa bellissima bandiera in marmo di Carrara, un dono del comune toscano e un simbolo dell'amicizia fra i nostri paesi, amicizia che abbiamo visto in queste brevi interviste. Per questo, forte dell'affetto e della stima che lega i nostri due popoli, e fiducioso in un futuro in cui sapremo vincere le molte sfide che si presentano di fronte a noi, auguro con il cuore e a tutti gli italiani, come diciamo noi, Happy Fourth, viva l'Italia!